the prophet of Selassie, the Almighty, the man who carried the Iron. Come è nata la casa di scultura pura e quando? Io non so quando e come è nata, so che a circa 12-13 anni è stata fondata ad Asti e si occupa di letteratura prevalentemente contemporanea e europea, ma anche extraeuropea, infatti c'è qualche autore nordamericano, c'è una collana abbastanza nutrita di scrittori dei Paesi Bassi e adesso la casa editrice si sta concentrando su Turchia e Scandinavia. Perché tenere aperta una casa editrice, soprattutto se piccola e indipendente, oggi durante la crisi economica? Beh, tanto questa crisi economica, come sembra, non risparmia nessuno, tanto vale aprire una cosa che può essere più vicina ai gusti degli editori, delle persone che scelgono di dedicarsi a questa attività. La crisi economica in parte è più una leggenda che una realtà, spesso si usa questo pretesto per tagliare i settori della nostra società, della nostra economia, e fra queste cose c'è anche l'editoria, taglia editoria quando non sono presenti, sono quantomeno in forma di non sovvenzioni, non aiuti ai piccoli editori. Poi esiste il problema della distribuzione, ma pare che adesso le cose stiano cambiando, soprattutto grazie a un movimento che parte dal basso, dal piccolo libraio di quartiere che sta attento al pubblico, alle uscite, alle presentazioni. Infatti se l'editoria oggi vuole sopravvivere deve mettersi in testa almeno due cose: il prezzo del libro per la sua divulgazione e anche il pubblico, curare di più i rapporti con i clienti, presentazione degli autori e la loro pubblicità. Non può più pensare di campare di vacche grasse come un tempo. Casomai si può sempre ricorrere alla pubblicità occulta, facendo passare messaggi subliminali per aiutare il cliente a fare delle scelte liberissime, anche perché i gusti sono condizionabili. Grazie.